perché dal terzo polo in poi tutto ciò che ho fatto è cercare di avere un progetto politico, e prima l'ho fatto con la Bonino all'opposizione del governo Conte. Il problema è che la Bonino non fa partiti con nessuno e Renzi li fa per poi sfasciarli. E allora il problema, sa, che io avevo detto a Emma, quando abbiamo iniziato questo percorso, che il suo elettorato, ma sui suoi sondaggi, non i miei, come il nostro era incompatibile con quello di Renzi. E infatti hanno lasciato a terra il 40% dei voti che avevano prima. Ha fatto la sua scelta, io ho fatto la mia scelta. Lei non si rimprovera nulla su questo? Io mi rimprovero molte cose, e mi rimprovero innanzitutto il fatto di aver creduto che si potesse costruire il terzo polo vedendolo smontare dal giorno dopo da Matteo. Ma non si può passare la vita nel rammarico. L'unica cosa che non si può fare è far finta che le cose non siano successe. Perché? Perché voi avreste passato la campagna elettorale a chiedere a me conto come fai a presentarti agli elettori dopo quello che è successo. E lo so, sono le regole del gioco. Ripeto, io non sono abituato ad attribuire agli altri gli insuccessi, quindi non rimprovero a Emma Bonino la scelta che ha fatto, l'ha fatta lei, amen. Io devo guardare in casa mia e pensare che dobbiamo riuscire a essere ancora più convincenti e portare avanti questo messaggio, fine. Gli altri possono rimproverare quello che vogliono, lo fanno sempre.